Una buona giornata e bentrovati per questa prima edizione del nostro giornale. Il Premier Conte annuncia misure significative oltre a quelle già adottate nel precedente decreto. Multe salate da 400 a 3.000 euro per chi viola le regole, viene punito col carcere anche chi è in quarantena perché positivo al coronavirus ed esce intenzionalmente di casa. Gli si incorre in un reato contro la salute pubblica, provocando il diffondersi dell'epidemia. Ma il Premier Conte mette in evidenza come gli italiani stiano reagendo in maniera molto positiva a questa emergenza, non solo sanitaria ma anche economica, e ovviamente torna anche sulle polemiche e sulla bozza che era circolata per tutta la mattinata, con addirittura la proroga delle misure già adottate fino al prossimo 31 luglio. Ascoltiamolo. E orgoglioso della reazione che tutti gli italiani stanno avendo, che tutti i cittadini stanno ponendo in essere nel rispettare quindi le prescrizioni, le indicazioni che abbiamo fornito. Le forze dell'ordine stanno facendo un'attenta verifica perché è giusto che ci sia da parte loro un attento monitoraggio per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni. Ma devo dire che la stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando a queste nuove regole e che comportano anche delle nuove abitudini di vita. Questo ci deve rendere tutti particolarmente orgogliosi, perché come ho sempre detto dall'inizio, tutti insieme, ciascuno deve fare la propria parte per affrontare questa emergenza e per poterla vincere e poterci rialzare quanto prima. Se tutti fanno e rispettano le regole, non solo mettono in sicurezza se stessi, i propri cari, ma consentono all'intera comunità nazionale di uscire quanto prima da questa fase di emergenza. Faccio un'ultima precisazione, perché da questa mattina, purtroppo, ancora una volta assisto alla indebita diffusione di una bozza che è una versione già superata, perché evidentemente è una versione precedente. Per tutta la mattinata e poi in Consiglio dei Ministri abbiamo apportato ulteriori modifiche, quindi non tenete affatto conto della bozza che è stata pubblicata, però vorrei precisare che si è creato un po' di discussione e di dibattito sul fatto che l'emergenza durerebbe, sarebbe stata prorogata sino al 31 luglio 2020 con questo decreto legge. Nulla di vero, assolutamente no. Vorrei ricordare che quando abbiamo adottato il primo significativo provvedimento, abbiamo deliberato a fine gennaio, abbiamo deliberato il Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nazionale. Lo abbiamo fatto un attimo dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato l'emergenza, un'epidemia di carattere mondiale, globale. Siamo subito prontamente intervenuti e abbiamo dichiarato un'emergenza nazionale per uno spazio di 6 mesi, o comunque sino al 31 luglio 2020. Questo non significa che le misure restrittive che adesso in questo momento sono in vigore saranno prorogate sino al 31 luglio 2020. Quello è lo spazio dell'emergenza, ma noi siamo pronti in qualsiasi momento e ci auguriamo prestissimo per allentare, diciamo, la morsa di queste misure restrittive, per, se del caso, anche superarle, e anzi siamo confidenti e fiduciosi che ben prima di quella scadenza che avevamo ipoteticamente fissato all'inizio, si possa davvero tornare alle nostre abitudini di vita, anzi direi più che a quelle ordinarie, a un migliore stile di vita, perché io sono. E intanto per il terzo giorno consecutivo cala ancora il numero dei contagi, 54.030, ma aumenta leggermente quello dei deceduti, 6.820, mentre le persone guarite sono 8.326. Dunque la tendenza piano piano di una inversione rispetto a quanto era avvenuto nei giorni scorsi, dunque procede. Ed è dunque questa la sentenza
settimana decisiva in cui per davvero si dovrebbe arrivare, almeno per una prima parte, a una decrescenza del numero che vi abbiamo appena raccontato. Stessa situazione anche in Lombardia, dove il cresce, anzi diminuisce, scusate, il numero dei contagiati. Per quanto concerne invece la situazione in Puglia, siamo saliti a 1.005 casi nel bollettino diramato ieri dalla Regione Puglia. Rosaria Albanese, Area News. Risultati positivi, oggi la Puglia raggiunge 1.005 contagi da Covid-19, 304 nella provincia di Bari, 36 i casi di oggi, 62 nella BAT, 3 oggi, 103 nella provincia di Brindisi, 1 oggi, 255 nella provincia di Foggia, 29 oggi, 161 nella provincia di Lecce, 12 oggi, 51 nella provincia di Taranto, 5 oggi. 15 i casi attribuiti a residenti fuori regione, 0 oggi. 54, 13 oggi, quelli per cui è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Registrati anche 7 decessi, 3 nella provincia di Bari, 3 nella provincia di Foggia, 1 nella provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 7.345 test, 584 oggi. Ma da ora l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari si prepara per la sperimentazione del programma di screening sierologico della Regione Puglia per valutare la circolazione del virus anche su soggetti asintomatici. E per le poste si preannuncia una settimana abbastanza tosta dopo la decisione del governo di anticipare l'erogazione delle pensioni a partire da giovedì 26 marzo. È arrivata immediata la risposta dei sindacati del settore postale. Se da un lato l'anticipo del pagamento ha la possibilità di scaglionare il meglio il flusso clientelare, dall'altra siamo preoccupati per gli assembramenti che potrebbero crearsi. L'erogazione ovviamente avverrà esclusivamente in ordine alfabetico. Non bisogna andare negli uffici inutilmente. Chi è in possesso di carte deve usare gli erogatori automatici. Abbiamo chiesto che dinanzi agli uffici ci sia la vigilanza e un presidio di sicurezza per tutti i nostri clienti. È tutto per questa prima edizione del nostro giornale. Grazie per averci seguito. Le notizie dei nostri telegiornali li troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Ci risentiamo come sempre per la nostra straordinaria alle 13.30 con aggiornamenti a metà giornata sull'emergenza coronavirus. Grazie per averci seguito. A più tardi.